Attenzione alla cittadinanza utente in merito al suo orientamento tra i vari uffici e alle tempistiche. La carta dei servizi al centro del tavolo tecnico in programma per il 30 luglio. Nei giorni scorsi, infatti, la presidente di Federconsumatori Caltanissetta Luisa Lunetta e il consigliere Michele Claudio Alessi hanno incontrato il primo cittadino Giovanni Ruvolo. La Federconsumatori Nissena, che si impegna nella tutela dei consumatori, infatti, aveva presentato una richiesta per far sì che venisse aperto un tavolo tecnico sul tema per discutere della predisposizione della carta dei servizi negli uffici dell'ente ed in particolare nell'ufficio tributi. La richiesta è, da parte della Federconsumatori è stata fatta già da un po' di mesi. Finalmente venerdì ci siamo incontrate e l'esigenza nasce proprio per avere la carta dei servizi. La carta dei servizi che è una risposta al cittadino e all'utenza, perché dalla carta dei servizi deve essere espressamente deve essere chiarito la tempistica per la risposta al cittadino. Io semplifico con un esempio. Se io ho un problema all'ufficio tributi, perché da lì nasce tutto il problema, per le grandi lamentele che ci sono state da parte dei cittadini, per le file e possibilmente non avere la risposta. Questo si deve mettere ben chiaro. La tempistica, quanto ci vuole per avere una risposta ad un problema? Se io pago una tassa anche sbagliata, quanto ho di tempo per poter protestare e quando avrò la risposta? 10, 20, 30 giorni? Quello è che noi vogliamo dare, velocizzare i tempi per poter far restare serena l'utenza. Ma non è soltanto una questione di tempistica, sapere dove rivolgersi direttamente negli uffici preposti per avere le risposte. Anche se c'è un problema all'anagrafe, un problema di un certificato, anche se quello devo dire è stato anche semplificato un po', però mettendo nero su bianco dove, come e quando, direttamente il cittadino può avere le risposte velocizzate. Nell'incontro che abbiamo avuto venerdì era presente pure la dottoressa Di Geso, che è la dirigente dell'ufficio tributi, e poi è venuta pure l'assessore Rigi, dove si è parlato di ampliare questa informativa di tutti gli altri uffici servizi, perché noi siamo partiti dall'ufficio tributi, però c'è il coinvolgimento di tutti gli altri uffici. Ecco, saranno coinvolti anche le altre associazioni e noi non siamo gelosi, ma grazie alla Federconsumatori potremo collaborare e dare a ognuno di noi un contributo.